Eccole qui, appena arrivate, le Aeris E5 della Presonus. Le casse monitor di piccole dimensioni, 5 pollici appunto, alte circa 25 cm per rendere l'idea, e che ci apprestiamo ad utilizzare per il nostro tutorial sul Studio Basic. Troviamo nel retro della cassa le possibili connessioni, i filtri di tuning e le possibili soluzioni di posizionamento della cassa. Vediamo cosa contiene la scatola all'interno. Una volta aperta, troviamo il manuale di istruzioni, il coperchio in polistirolo e i piedini che servono per sollevare la cassa, oltre ovviamente al cavo di alimentazione che è legato con il nastro alla cassa stessa. La estraiamo e l'appoggiamo delicatamente sul nostro divanetto per poterla scartare. La cassa non è leggerissima, segno di un'attenta costruzione e progettazione. La liberiamo dalla plastica utilizzando delle forbici. Estraiamo il cavo di alimentazione che ci servirà appunto per collegare la cassa alla nostra rete di corrente. Vi ricordo che le casse ovviamente sono amplificate, quindi non necessitano di un amplificatore esterno. Nel pannello posteriore troviamo il controllo del gain in ingresso per poter scegliere appunto l'ingresso tra RCA e XLR, l'acoustic tuning, il taglio sui bassi e la possibilità di poter scegliere un acoustic space, quindi la possibilità di togliere i bassi in base alla distanza che le casse avranno dal muro. Questo ovviamente per correggere la enfatizzazione delle basse che si ha e si ottiene quando le casse sono più vicine al muro e quindi posizionate anche verticalmente o diagonalmente verso di noi. Disponiamo dell'ingresso RCA, l'ingresso bilanciato TRS e l'ingresso XLR, sempre bilanciato. Subito sotto troviamo il pulsante di accensione della cassa, la selezione del tipo di corrente 110 o 220 e l'ingresso per l'alimentazione di corrente VDA. Sulla sezione anteriore troviamo il nostro bellissimo tweeter da 25 mm e il woofer in Kevlar da 5 pollici, oltre ovviamente a un piccolo bass reflex che si trova sotto. Come vediamo la cassa è estremamente piccola e quindi non aspettiamoci una risposta in frequenza sulle basse adeguata per un mix o un mastering. Fare un test sulle casse attraverso YouTube è abbastanza stupido, perché ovviamente la risposta della stanza in cui vengono posizionate e il tipo di ascolto che si ha in ogni tipo di studio o anche in ogni tipo di camera è irriproducibile attraverso gli speaker di un computer. Quello che vi consiglio è comunque di provare gli strumenti che vi mostro, magari andando in negozio o facendoveli prestare o dal negozio o da qualche amico che già li possiede, per poter capire se vanno bene per le nostre esigenze. Ho scelto le Aeris E5 perché sono un tipo di casse estremamente piccole, portatili, ma che hanno un'eccellente risposta in frequenza sulle medio-alte, quindi le alte non sono troppo frizzanti, le medie sono ben bilanciate, mentre i bassi, ahimè, proprio a causa della struttura della cassa, perché appunto è piccola, non rispecchiano la realtà dei bassi nel mix. Ma questo è un fattore comune a tutte le casse di questo tipo di dimensioni. A differenza delle altre, ho riscontrato un'ottima risposta sul segnale stereo. Ovviamente, mancando delle frequenze molto basse, il canale centrale soffre un po' nell'immagine stereo, ma questo è normale, come vi dicevo, a causa della struttura della cassa stessa. Rimane comunque una scelta eccellente per chi ha pochissimo budget. Stiamo parlando di una cassa infatti che si trova al di sotto dei 300 euro a coppia e che hanno una funzione anche di secondo monitor negli studi professionali. Nel mio caso le uso anche per poter ascoltare il mix una volta finito dalle casse principali main. Ricordiamoci di non posizionarle direttamente sulla scrivania o direttamente su un pannello come vediamo qui nella foto, perché ovviamente le foto sono descrittive, ma nel caso in cui facessimo questo tipo di posizionamento avremmo una risposta di bassi ancora più falsata dal pannello stesso che risuona con la cassa. Quello che vi consiglio è di acquistare anche dei supporti in spugna che separino la cassa dalla scrivania o dal pannello dove viene appoggiata. Questo vi aiuta ulteriormente a controllare la risonanza della cassa stessa. Per il posizionamento quello che vi suggerisco è di mantenere massimo una distanza di 2 metri tra la cassa sinistra e la cassa destra e ovviamente
esattamente la medesima distanza dallo sweet spot, cioè dove vi trovate voi per poter ascoltare le casse. L'ascolto ottimale è quello di 1,5 m, 1,80 m, distante appunto 1,5 m o 1,80 m da voi stessi. Cerchiamo sempre di posizionare le casse all'altezza delle nostre orecchie, quindi non troppo giù né troppo in alto, per non falsare ancora di più l'ascolto delle frequenze che ci arrivano, e prestiamo particolare attenzione alle connessioni che dalla nostra scheda audio vanno alle casse. Questo è un discorso generale per tutti i tipi di monitor. Cerchiamo quindi di utilizzare delle connessioni di buona qualità, evitando i cavi o utilizzati o vecchi o addirittura di scarsa qualità. Spendiamo un po' di più anche sui cavi. Rileggiamo le caratteristiche tecniche per scrupolo, ricordandoci appunto che abbiamo un cono in Kevlar da 5 pollici, un tweeter da 1 pollice, quindi 25 mm, la potenza di uscita di 70 watt in classe A e B, B amplificato, e la pressione massima di 102 dB in uscita, che ovviamente non vi consiglio perché le casse devono comunque suonare ad un volume di circa 60, massimo 70 dB, per evitare che entrino in una fase critica di risonanza anche con l'ambiente con cui ci troviamo. È comunque una cassa protetta, dispone già di un limiting, di un sistema di protezione per il cono che ci aiuta a evitare danni da transienti o suoni subsonici che possono danneggiare il cono stesso. Facciamo attenzione all'uso dei filtri, vi ricordo che il low cut appunto taglia le frequenze dagli 80 ai 100 Hz, questo per poter utilizzare le casse insieme ad un subwoofer dedicato, quindi scegliere di avere un subwoofer in grado di sopperire alla mancanza di questo tipo di cassa. I tagli in frequenza sono per i mid puntati su 1 kHz più o meno 6 dB, mentre per gli alti sono puntati su 10 kHz, sempre con un range dinamico di più o meno 6 dB. Il sistema Acoustic Space toglie 2 o 4 dB alle frequenze dagli 800 Hz in giù, in base al posizionamento stesso della cassa. Le Aeris 5 sono quindi un'ottima scelta low budget per tutti coloro che iniziano o per chi invece già si trova in uno studio professionale e necessita di casse più piccole per fare editing, per fare recording o anche solo per scrivere alcuni arrangiamenti. Sono piccole, trasportabili e semplici da collocare in ogni tipo di studio o stanza. Sono casse create quindi per supportare il musicista e per aiutare il fonico nelle fasi di lavorazione. Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!